Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere cosa ho ricevuto da Dorin Beats, cioè del materiale che ho scelto su Dorin Beats. E sono molto contenta perché oltre al materiale creativo, quindi oggettini che servono per appunto creare, ho scelto anche dei bracciali che sono già belli e fatti e mi sono piaciuti tantissimo perché costano poco e devo dire che sono bellissimi. Uno per esempio è questo ed è uno di quelli lunghi che appunto si gira più volte al polso e l'ho preso anche di questo colore. E l'ho messo, quindi non l'ho tolto, l'ho appena messo, quindi l'ho messo stamattina. Lascio appunto che sia così, così vi faccio vedere anche com'è. Ed ho scelto appunto questo colore, è nero. Questo colore l'ho preso perché ho un paio di scarpe così e voglio abbinarlo a quelle. E mi sono piaciuti tantissimo perché sono fatti di velluto e sono rifiniti, molto rifiniti. Gli strass sono tutti ordinati, sono fatti bene e in più, come vedete, c'è anche la possibilità di scegliere come la dimensione, quindi la possiamo adattare alla misura del nostro polso. Stessa cosa vale per il nero, ecco qui. E poi ne ho presi due di un modello diverso, che sono tutti pieni di strass e sono a fascia. Così, sempre con la dimensione da scegliere, con la misura giusta. E l'altro non l'ho ancora aperto perché volevo fare vedere proprio come arrivava ed arriva appunto così nella bustina ed è dorato beige. Ora lo apro così lo vediamo in direttissima. Ed ecco qua, si mette a fuoco, perfetto. Stavolta ho scelto meno materiale per fare gioielli, o meglio, farò gioielli con altri materiali e quindi ci sono cose un po' diverse. Ci sono infatti questi merletti, che è tutto un pacchetto, ci sono vari colori da scegliere, ma diciamo il set questo tipo include questi colori, poi c'è un altro set che include altri colori, io ho scelto questi perché ero molto colpita da queste tonalità sul celeste e sul verde, soprattutto questo verdino. Perché voglio fare una di quelle, un po' veramente, voglio fare un po' di quelle collanine che si mettono direttamente attaccate al collo, di quelle a fascetta che si portavano negli anni 90 e che si riportano adesso, quindi le farò e vi farò vedere i tutorial. C'è appunto questo, poi c'è il nero, la fascia nera, la fascia bianca e poi non solo per le collanine, ma insomma si possono usare per fare vabbè, parte bracciali e cose varie per abbellire appunto i barattoli quindi hanno un'utilità generica, sono proprio bellini. Poi ci sono 80 metri di cordino nero, quello sottilissimo che utilizzo per fare gli scialba, i bracciali scialba e ho riscelto questo cordino perché mi era piaciuto tanto. L'avevo preso però su eBay e ora l'ho visto qui e l'ho preso qui. È il colore che utilizzo di più, il nero, e quindi è meglio averne che non averne, anche perché lo utilizzo per fare anche altre creazioni, non solo i bracciali, perché sennò altrimenti qui farei i bracciali per tutto uno stato. Poi c'è questo che è appunto uno di quei non merletti, non viene esattamente questo il nome preciso, comunque si tratta di un rotolo di quelli che si utilizzano soprattutto per lo stile shabby chic e quindi ho intenzione di fare qualcosa di shabby chic. Credo sempre alle mie solite candele, ai miei soliti portoggetti e qui c'è anche il merletto applicato già sopra e questo è solo uno spillino che tiene tutto il rotolone. E mi piaceva perché appunto è molto fine e nello stesso tempo è anche molto tendente al naturale perché questo materiale è piuttosto grezzo e quindi messo con il merletto dà un tocco proprio perfetto per quel tipo di stile. Poi c'è dell'altro merlettino nero che avevo preso sempre con l'intenzione di fare un'altra collana e qui pensavo che fosse molto di meno e invece se non sbaglio sono 5 metri quindi è tanto, la lavorazione è questa e mi piace molto, me ne rimarrà quindi farò parecchie cose con questo. Ah, ecco, proprio per fare i gioiellini di cui vi parlavo mi servivano i finali dei cordini. E quindi sono quelle mollettine,
chiamiamole così, che si stringono tenendo appunto i materiali all'interno, quindi il cordino, il nastrino, poi si chiudono e possiamo bloccare tutto. Quindi verrà qui il merletto e qui la chiusura, la catenella, quello che poi servirà. E qui ci sono ancora dei tabo. Ecco qui, insomma, avete capito di cosa si tratta. Poi ci sono questi che sono i gancetti per le creazioni in resina, quindi quelli che si attaccano alla creazione stessa. E io penso di utilizzarli sia per, soprattutto quelli per la colla a caldo, i ciondolini fatti di colla a caldo, perché resina ancora non ne ho, nel senso non ho mai provato a fare niente con la resina, ma ho dei cavo di resina ed altre cosine, insomma, che posso applicare, quindi voglio fare un video proprio su questi, in cui appunto trasformo in ciondolo quello che non è ciondolo. Li cercavo da tempo, poi ogni volta che facevo un ordine oppure che avevo la possibilità, come in questo caso, di ricevere del materiale a scelta, mi ricordavo all'ultimo e li bypassavo sempre perché c'erano altre cose che mi servivano per i tutorial. Stavolta invece no, li ho inseriti proprio prima di tutti. Poi, come sempre, tutto è contenuto nella super bustona, che poi non vi ho fatto vedere cosa ho fatto con l'altra bustona perché non l'ho fatto. Quindi probabilmente farò un video proprio per abbellire entrambe le pochettine di organza, che sono enormi, e farò qualcosa. Se sentite delle botte ogni tanto è perché in casa abbiamo tutte le finestre aperte, c'è corrente e sbatte sempre qualcosa. Poi qui c'è la catenella. C'è della catenella, tantissimi metri di catenella saranno, 10 metri, ed è di quella che utilizzo per fare le collane, come vedete quasi sempre, e questa è una cosa che ciclicamente tendo a comprare perché anche se sembrano tanti 10 metri, mi rendo conto che facendo le collanine oppure applicandoli per fare altre cose finiscono quasi subito, subito no, ma insomma se si crea finiscono e quindi tendo a riprenderla perché così me la ritrovo. Ed ora stiamo arrivando ai pezzi forti che vi ho lasciato per ultimo perché erano i più belli secondo me, o meglio i più particolari. E vi faccio vedere prima di tutto una stoffa. Ecco qua. Io mi sono innamorata di questa stoffa con i gufetti, tant'è che volevo farne una magliettina, però io non sono capace di fare lavori sartoriali, quindi avevo chiesto a mamma di farmi la magliettina. Non lo so alla fine se la faccio perché comunque sono tanti, cioè ce n'è stoffa, esattamente non mi ricordo quanto sia, ve lo lascio comunque nell'info box, ma è parecchia. E l'avevo presa per fare una pochettina, un paio di pochette credo, che vi farò vedere in un video perché voglio fare una cosa particolare, speriamo che mi riesca. E questi sono tutti i gufetti, sono carinissimi. Poi, vabbè, anche i gufetti singolarmente possono servire per abbellire qualcosa, basta ritagliarli. E questa stoffa è bellissima, mi piace tanto tanto. Sempre per tornare sui merletti particolari, c'è questo. Guardate che strano che è. Ed è tutto fatto di margheritine. Quindi è un merletto tipo macramè. Ed è fatto tutto con le margheritine, quindi con gli schiaccini che vi ho fatto vedere prima, non si chiamano schiaccini finali, comunque schiaccini. Troverò il modo di attaccarli e troverò il modo di fare diventare questo dei gioielli, di fare diventare questo merletto collana, bracciale e vediamo cosa riesco a fare. Ovviamente è tanto, quindi anche qualche creazione spuria, quindi qualcosa di riciclo ci starà e questo lo rivedrete prestissimo. Poi c'è una cosa che mi piace tantissimo e sono questi. Sono dei cuoricini di ematite, vediamo se si vede, della pietra, quindi semipreziosa, insomma, vabbè. Preziosa relativamente a livello di pietre, diciamo più sofisticate, ma sempre che fanno parte della normalità. E insomma, sono dei cuoricini di questo colore, e sono delle perline. Adesso sono infilate in questo filo, ma sono delle perline. E voglio fare un bracciale con questi e mi piacciono tantissimo. Perché sono eleganti, hanno un bell'aspetto e anche se intrecciati solo con un filo, secondo me avranno una bella riuscita. Poi lo vedremo insieme, questo lo scopriremo insieme. Ah, e poi manca una cosa. Questi
Questi qui che sono i gancetti con la chiusura a vite piccolini. Io questi li cercavo nei negozi di qua, li ho cercati dai cinesi, nei negozi di città, li ho cercati al Brico, io, al Brico ok, tutti i tipi di Brico e non c'erano. Tempo fa alcuni di voi mi hanno detto che li trovate al Brico e invece qui non ci sono. E sono appunto questi chiodini, come dicevo, con la chiusura a vite che ci danno la possibilità, quindi soprattutto nel fimo, di inserirli e di evitare che poi si sfili il gancetto e quindi di evitare di mettere la colla. Ora qui questi sto cercando di aprirli sotto la fotocamera ed eccoli qui. Quindi hanno la vite, così non sfugge niente. E sono utilissimi. E siamo arrivati alla fine e vi faccio vedere che cosa è questo. Sì. È il kit per il needle felt, per il needle felting, insomma, per la tecnica di infeltrimento con gli aghi. E ho scelto tutto il kit perché i due aghetti che avevo mi si sono rovinati e ho scelto di prenderli tutti quanti perché la prima volta che li provavo, ovviamente, mi è capitato poi di spingere un po' troppo sulla spugnetta che era troppo dura perché utilizzavo quella della cucina. Invece di spingere dalla parte gialla, dopo ho fatto una cosa sulla parte verde, quella più dura, e mi si sono spezzati. Uno mi si è rovinato, l'altro mi si è spezzato. E allora ho provveduto a prendere tutto il set, dato che quella tecnica mi è piaciuta tantissimo. E sicuramente mi ricimenterò. Infatti, ho preso anche la lana che ora vi faccio vedere. Questi sono tutti gli aghi. Poi c'è il puntone. E poi dentro al kit c'erano anche questi che sono per non farsi male alle dita e un pezzettino di colla a caldo. E dato che c'è quello, ora c'è anche questo. E ho scelto il mega kit di lana, appunto per il needle felting. Ho scelto questi colori che sono i più tradizionali, anche se mi tiravano molto dei colori ovattati, erano dei colori proprio pastello, però non sapendo esattamente ancora cosa voglio fare, ho preferito prendere i colori normali, perfetti per tutto. Vi faccio vedere com'è la lametta. Ed è così. Allora, rispetto alla lana che ho utilizzato nel precedente video, quello delle emoji, e questa lana è leggermente più rustica, più ispida, ma di poco, devo essere sincera, e quindi è valida, è perfetta. Ora vedrò poi come si comporta quando la lavoro e vi farò sapere. C'è un'ultima cosa, ma è sempre riferita a questo kit. Mi hanno mandato questi per lavorarci sopra con gli aghetti. Dove sta? Ok. Ed è questo pezzo di sembra polistirolo, ma non è polistirolo, tipo il materiale che serve per evitare che gli oggetti sbattano tra loro e si rompano. Ed è utile appunto per infilzare con il needle felting invece di utilizzare la spugnetta da cucina che avevo. E comunque questa è la base che era contenuta dentro il kit, cioè nel kit questo con gli aghetti, non questo con la lana. In dotazione vi danno anche questo. Come sempre spero di esservi stata utile e che le cosine che avete visto vi possano tornare utili per i vostri lavori e quindi sapete dove andarli a prendere. Vi lascio i link così potete vedere anche i prezzi. Niente, qualsiasi cosa me la chiedete, sono qui. Ci rivediamo prestissimo e ci rivediamo prestissimo proprio con i tutorial perché non vedo l'ora di rimettermi in opera facendo le cosine che avevo pensato di fare, quindi le collanine, il needle felting e un po' di tutto. Va bene, io vi lascio, vi auguro buona giornata, ci vediamo prestissimo. Ciao!